Come ti sei organizzato, fratello? Straro Goredo ritorna. È la gara che ti lanciò, erano 1976. Da qui partì 86. Tutto. Partì tutto. Sì, è proprio così. È un treno che mi è passato, c'è la stazione di Rogoredo. Il treno è partito proprio qui a Rogoredo. Ma che emozione provi adesso ritornare su in questi luoghi dove del resto hai vissuto dopo tanti anni? Ma mi emoziona un po', perché comunque ricordo che ero molto molto emozionato, ero molto spaventato, ero affamato. Però poi ho portato a casa la gara, ho vinto la gara e da lì ho capito che il mio futuro era correre. Che ti portò a quella gara? Te lo ricordi? Eh no, inevitabilmente è la scuola che informava che c'era la gara organizzata dall'oratorio e quindi tutto il paese si iscriveva alla Straro Goredo. Oggi alla Straro Goredo c'è una grande partecipazione di studenti, un bel progetto che ha lavorato alla promozione dell'evento. Sì, siamo partiti alla lunga, siamo andati prima alla scuola Izzos, vicino a Piazza del Corvetto, per fare questa giornata. Sono una classe sperimentale che lavora sul mondo video e audio. Siamo partiti con loro, ho raccontato la mia storia in video, poi sono andato nella scuola dove sono cresciuto, quindi elementari e medie in via Montepopera, e dove ho fatto 4 uscite con i ragazzi, dove ho ripetuto questa giornata. E diciamo che ho caricato i ragazzi, ho cercato di tranquillizzarli, gli ho detto che non si dovevano preparare, dovevano venire così come erano, soltanto con tanta voglia di divertirsi e di correre. Oggi farai una gara particolare, prova a girarti. Cioè, qua leggiamo Jenny di Napoli, is here. Cioè, partirai per ultimo, dopo 3 minuti 32,78, che il tuo record imbattuto sui 1500 metri, anno 1990, Rieti. Sì, certo, ci gioco un po' con questa cosa. Molte persone quando mi chiamano al telefono mi dicono: ti posso rubare 2 minuti? A me puoi sempre rubare 3 minuti e 32. E cosa quindi farai oggi? Partirò a 3 minuti e 32 secondi di ritardo rispetto alla partenza e proverò ad andarli a prendere il più possibile. Almeno potrò affiancarli, potrò salutare, e il concorrente che arriverà a fianco a me vincerà un premio speciale. L'idea di questa maglietta è nata pochissime ore fa, conferma che la tua vulcanicità non si è arrestata con la vittoria dei titoli mondiali e non soltanto. Questa idea mi è venuta a 3 minuti e 32 secondi fa. Cosa vuoi augurare ai giovani di oggi che hanno voglia di fare atletica? Ma io gli auguro tanta fortuna innanzitutto, gli auguro che nella loro vita possano passare tanti treni ricchi di fortuna, di felicità e di opportunità soprattutto, perché tanto nella vita dovranno correre. È meglio provarci allora. Certo, molto meglio provarci che non provarci, bisogna provare tutti gli sport, tutte le attività, tranne che la droga.